stati due anni bellissimi, adesso ripartiamo con un nuovo ciclo dalla proprietà, lo staff tecnico, quindi niente, c'è sempre l'obiettivo di proporre un buon gioco e l'obiettivo principale che è la salvezza, quindi lavoriamo per questo, ci vorrà tempo ovviamente con tanti ragazzi nuovi, però lavoriamo ogni giorno per questo obiettivo. Sono previsioni troppo a lungo termine, nel senso che penso anno per anno, stagione per stagione, quindi sono ancora qua, sono orgoglioso di essere il capitano dello Spezia, da spezzino, tantissime cose, tantissime emozioni che magari sono anche difficili da capire da fuori. E mi piacerebbe, perché comunque si dice sempre, no, che le bandiere non esistono più, quindi il mondo del calcio ormai è un mondo complesso, difficile, e non si sa quello che potrà succedere, però è ovvio che è un bel pensiero e vediamo cosa succederà. Sono tante cose, tante incognite che poi variano anno dopo anno. Siamo tanti ragazzi, penso sia stato un mercato incentrato su questa cosa qua, magari prendendo tanti ragazzi di proprietà, giovani, che vengono da fuori, quindi avranno bisogno di un momento per ambientarsi con la lingua e tutto, quindi come detto prima, penso che ogni quando inizi un ciclo c'è bisogno di un po' di tempo, però penso che lo staff e il mister abbiano idee interessanti, simili diciamo alle idee del mister precedente, quindi chi è già stato qua può avere un po' di bagaglio, no? Quindi partiamo da una base, è normale che l'obiettivo è la salvezza, siamo contenti di tornare allo stadio con i tifosi, quindi non vediamo l'ora di giocare e gioire insieme a loro. Come dico sempre, non è che avevo un calciatore particolare, come ho detto mi piaceva Gerrard del Liverpool, mi piaceva Marchisio, avevo questi due esempi qua. Tornando alla nazionale è normale che la nazionale abbia un centrocampo fortissimo, l'ha dimostrato l'europeo e continuerà magari fino al mondiale questo gruppo, è giustissimo, anzi anche come rosa sono molto numerosa e di qualità, però è normale che crescendo magari con un po' più di esperienza l'obiettivo e il sogno è quello di poterci arrivare un giorno. Mancino, sono pronto, lo possiamo scrivere? Sì, sono pronto per Mancino, provarci, sono poi pronto, vediamo, benissimo.